Pyramid Azir activated. Ok, vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ellie, guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, capo. Ehi, la sai suonare? Sì, piuttosto male. Vorrei imparare. Ehi, Bobby Fischer! Non toccare niente su quella scacchiera! Bobby chi? Lascia perdere. Hai trovato tutto? Pronti. Ok, Ellie, dai. La porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori. Non scherzavi su di lui? Sì, è un tipo originale. Darò un'occhiata qui sopra. Non c'è niente di utile là. Prendi quello che vuoi. Grazie. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegni? Quella mocciosa. Fanculo anche a te. Sai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo. Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi.
No, è da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. È occupata? Sì, certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Allora, perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana! Infatti! Oh, merda. Carico e pronto. Una mano mi farebbe comodo! Ok. Devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu che la paghi. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte dal magazzino e portarle alla recinzione a est di nuovo. Sì. Poi dovrai... Bill! Joel, da questa parte. E si sale. Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Quel cancello li fermerà? L'ho chiuso e non hanno la chiave. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu... rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tess ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura.
Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba! Non toccare! Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in faccia. Bill, per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Prima di procedere, ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, ho già visto i tuoi lavoretti. Ottimo, vero? Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo, a Joel serve un'auto. Ma se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. È ora di mettersi al lavoro. Andrà bene. Ragazzina, giuro che sei preso qualcosa. Ehi, non mi serve la pomata. Fidati. Come un falco. Wow.
Bel posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Quello non è il confessionale, è la mia stanza. Ok, è ora di fare i bagagli. E lì andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Allora, ok. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci penso io. Ehi, avete sentito? Silenzio. Vacca,
cavolo! Ci siamo. Ottimo. Non siamo ancora al sicuro. Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Muoviamoci senza far rumore. Piano. Se voi due ragazzi mi deste un'arma, potrei ammazzare quegli stronzi. Sta zitta, zitta. Oh, cavolo. Da questa parte. È bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì? Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Sta molto, molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill.
Dentro alla casa ci sono altri clicker. Oh, merda. Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. Saliamo sul camper e scendiamo dall'altra parte. Dovremmo essere al sicuro, dai. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Ma andiamo, Ellie. Ok, siamo al sicuro. Per ora. Ma che fa le cazzo di cose. Non hanno morso nessuno, vero? No, sto bene. Stiamo tutti bene. Procediamo. Ehi, Joel! Sì?
Ehi, hai un minuto? Sì? Ecco, volevo chiederti scusa. Per Tess. Solo questo, non ne parlerò più. Ellie, non devi preoccuparti per me. Dobbiamo andare da Bill. Okay.